resistenza, lesione a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Sono queste le accuse rivolte a 10 manifestanti a 9 mesi dalla protesta in occasione della prima visita di Matteo Renzi all'Aquila dell'agosto scorso, segnalati dalla Digos del capoluogo abruzzese all'autorità giudiziaria. Stando a quanto appreso, i denunciati sarebbero stati individuati tra gli attivisti e le attiviste del Comitato 332 dell'Aquila e di quelli che si oppongono alle piattaforme petrolifere sulla costa adriatica abruzzese. Il reato di resistenza e lesione pubblico ufficiale sarebbe contestato solo ad alcuni dei manifestanti e riconducibile alla presunta aggressione ad un agente di polizia nei pressi della sede comunale di Palazzo Fibbioni, anche se gli stessi comitati in una conferenza stampa mostrarono foto e video nei quali si mostra come l'agente fosse stata spintonata involontariamente da un proprio collega. Per tutti gli altri manifestanti invece il reato contestato è la manifestazione non autorizzata, essendo stato permesso inizialmente solo un presidio nella zona della Fontana Luminosa, nella parte opposta del centro storico rispetto a quella della visita del Premier. Renzi, a causa della manifestazione, fu costretto ad annullare la visita a Palazzo Fibbioni e la passeggiata sul corso principale della città, dovendosi recare direttamente alla sede del Gran Sasso Science Institute, entrando peraltro dall'entrata di servizio posteriore. Sale dunque il bilancio dei denunciati e processati nel corso delle manifestazioni post-terremoto all'Aquila. Sono infatti una 60 le denunce partite negli ultimi anni, conclusesi con un'archiviazione e 6 rinvii a giudizio che si sono trasformati in processi. Di questi ultimi, 3 si sono conclusi con assoluzioni per tutti gli imputati, 1 con condanne a 6 mesi per danneggiamento, mentre gli ultimi 2 sono ancora in corso.